Ciao! Questo sarà un video acquisti in cui vi faccio vedere due piccoli acquisti che ho fatto in due siti. Uno che vedete già qui per Linetim & Co. Avevo già acquistato loro in precedenza e mi sono trovata bene. E adesso avevano introdotto questa nuova misura di gocce in resina che mi piacevano molto. E per la festa della mamma ho, diciamo, come regalo ho potuto fare un ordine, ecco. E poi il secondo ordine che vi farò vedere è un piccolino, è da Perline per Bijou. Niente, allora mi sono trovata super bene con entrambi. Io ho fatto l'ordine da Perline Film & Co. circa mezzanotte di sabato, proprio quando cominciava domenica la festa della mamma. È stato spedito lunedì e mi è arrivato martedì, quindi super super veloce. Ho fatto l'ordine, come vi dicevo, per le gocce. Passiamo subito a mostrarveli. Allora, le gocce in questione sono queste, sono gocce 28, 29x8 mm. Le ho prese in diversi colori. Questo giallo, che lo vedete più spento mentre è più vivo, 96,73. Poi ho preso due tonalità di viola. Questo è un glicine, diciamo, questo invece è un po' più carico, un po' più caldo come viola. Okay. Poi abbiamo di rosa, credo di aver preso tre tonalità. C'è anche una quarta, ma purtroppo non era più disponibile. Allora, rosa chiaro, rosa questo qua un po' più caldo e questo fucsia. E cerco di farvi vedere un po' i codici, comunque se andate nella sezione gocce trovate tutto. Poi ho preso questo arancione. Io non so mai se devo far vedere le cose così o così, mi pare così, però in ogni caso credo che si veda sia così che così. Poi questo che è color salmone. Poi ho preso rosso. Classico rosso, molto bello. Ah, ok, un altro giallo, facciamo magari il paragone. Uno si chiama Yellow, l'altro Yellow Lemon. E vedete che uno è un po' più carico, un po' più caldo. Poi abbiamo il classico black, nero. Ok. Il grigio. Grigio abbastanza scuro come colore. Si chiama grey. Poi queste due tonalità di blu che abbiamo, si mette a fuoco. Abbiamo il blu e poi il sky blu. Ok. Poi il verde l'ho preso così, che è mint. E questo qua che è proprio dark green ed è, vedete, tipo verde prato. Poi in verde ho preso anche quest'altra tipologia di perline, non c'erano tanti colori, non so se magari c'era solo questo, che sono un po' più corte, un po' più panciute, infatti sono 21x11 e sono sempre pacchetti da 4 gocce. Poi ho preso altra tipologia di gocce che veniva invece venduta a paio e ho preso questo qua. E questo rosa che in realtà si chiamano giallo chiaro e rosa scura, tutti e due satinati. Invece vedete questo giallo, secondo me è proprio panna. E avevo preso anche il verde, se non erro, ma siccome non c'era, a quanto pare, ce l'ho potuto mettere nel carrello. Poi alla fine ho selezionato la voce che in mancanza di uno dei prodotti selezionati da me mi avrebbero sostituito il prodotto mancante con uno simile. Mi hanno mandato, adesso cerco di farvele vedere, queste goccine qua che sono di rosa più chiaro. Infatti all'interno dicono che appunto c'è un prodotto che va a sostituire quello mancante che era appunto, come dicevo, verde satinato. E poi, sempre parlando di gocce, ho preso in cristallo questa goccia qua. Ne ho presa solo una perché non c'erano altre, cioè era l'ultima. Molto bello questo colore, blu sapphire. E sempre in cristallo ho preso
questo Crystal AB, e devo dirvi che io l'ho guardato perché sapete che la B tende ad essere a volte, ecco, graffiato. Adesso non riesco nemmeno a tirarlo fuori per quanto è avvolto nella plastica, ma comunque ecco, ecco la goccia qui. A me sembra veramente fatta bene, nel senso che ok, sappiamo che è vetro, però ci piace avere comunque prodotti ben rifiniti indipendentemente dal materiale, quindi ho fatto questo tentativo, non costavano tanto e mi sono trovata bene. Poi ho preso due set di gocce, un set comprendeva 5 gocce, io ho preso due set e non so se sono stata fortunata io o se la proprietaria è stata talmente gentile a cercare di fare abbinamenti perché avrà capito che appunto mi servivano le coppie e quindi mi sono trovata queste gocce qui, rosa chiaro, giallino, Crystal AB, Emerald e questo qua, acquamarina, molto belli, molto belli. Poi ovviamente c'era legata anche la fattura, dove sono tutti i prezzi, ma adesso non ce l'ho sotto mano. Ho preso anche queste bustine qua, sono 4x6 piccoline, mi servivano per fare uno swap. Poi di perline, opla, volano. Ho preso questo colore qua, dito 110 opaque per i winkle, che è un po' più sul violetto rispetto a come lo vedete voi, anche se è sempre un blu, ed ero curiosa di vedere com'era dal vivo. E poi ho preso queste 80, che in realtà dalla foto sembravano molto più cariche, molto più fucsia, infatti sono ancora alla ricerca di un bel rocaio fucsia. Poi ho preso di componenti metallici, ho preso base Orchini Zama in oro brillante e in argento scuro, che sono precisamente questi fiorellini qui. L'ho preso sia in appunto in argento scuro che in oro, questo qua. Ok, non costavano tanto, ho detto vabbè, vediamo dal vivo come sono. Poi ho preso questo ornamento qui, che in realtà è molto carino. Base per orecchino, è un perno, alla fine non è una monachella, qua dietro al gancino, e mi piaceva. Poi l'ho visto anche utilizzato proprio come elemento, cioè secondo me con staccato il perno usato così sopra una creazione, mi piaceva anche così. E poi questi qua, che sono dei perni filigranati molto belli, argentati, io li avevo anche in oro pallido, che avevo preso in pari da Livio Bijou, e quando andrò di nuovo in fiera li ricompro sicuro. E poi dulcis in fondo ho preso queste qua, le Paisley Duo, le ho prese in questo colore qua, che è bianco perlato, chalk luster, questo bellissimo verde, guardate, molto bello, molto molto bello, si chiama Gold Shine Dark Olive. Il classico dorato spento, che in questo caso si chiama Bronze Pale Gold, carinissimo. Sono tutte bustine da 10 grammi. E poi ho voluto provare questo perché io in realtà ho visto che ultimamente escono molte perline di questa tipologia di rifinitura splash, quindi come se qualcuno ci avesse spruzzato sopra dell'argento. Si chiama Jet Silver Splash questo colore, e volevo vedere se mi piaceva dal vivo perché in realtà non sono molto convinta, però magari all'interno delle creazioni rende di più, vedremo. E poi come omaggio, in questa carinissima bustina col fiocchettino, mi è arrivato, allora secondo me un bel omaggio perché mi sembra mirato, visto che ho preso tante gocce. Allora, mi sono trovata questa bustina di perline miste, che contiene perline 3 mm, 4, alcuni mezzi cristalli, diciamo un fritto misto sul rosso. Poi queste, allora, dei charms, ci sono due stelline così come quella che vedete ancora nella busta, due elementi metallici che mi piacciono, opla, mi piacciono veramente tanto, molto molto carini, due gocce sempre di quelle che ho preso io color nero, che fanno sempre comodo, e poi tre coppie di queste goccioline pucciose bellissime,
che appunto con questi colori pastello che mi piacciono veramente veramente tantissimo. E quindi per questo dico che secondo me questo omaggio era fatto veramente mirato, perché rispecchia praticamente in toto quello che sono andata io ad ordinare, quindi le gocce, elementi in metallo e qualche perlina. Quindi si vede che dietro a questo negozio c'è una persona che ci tiene molto. Detto questo, un'altra persona che secondo me ci tiene molto alla propria attività, al negozio, ai clienti, eccetera, perché è una grande cosa alla fine. Quando noi compriamo, non so, da Perles & Co, eccetera, uno non si aspetta, diciamo, un trattamento, cioè uno sa che non sarà molto coccolato, no? Un po' come se tu vai in un supermercato e ti trattano come, va bene, diciamo, un cliente normale, mentre se vai nel tuo negozietto di fiducia sotto casa, hai tutto un altro trattamento. E sono rimasta veramente molto molto piacevolmente, diciamo, coccolata dalla proprietaria adesso non mi ricordo purtroppo il nome, mi pare Valeria, dalla proprietaria del negozio perline per bijou, così come ovviamente anche dalla proprietaria del negozio perline Fimo & Co, che credo si chiami Annalisa. Non mi ricordo, scusate. Allora niente, vi dicevo, mi è arrivato questo pacchettino, questa bella scatolina, vediamo, ecco. Scatolina fatta così, ok, molto molto carina. Che mi ha anche stupito, perché io in realtà non avevo preso il box. Sapete che lei vende i box? Io non lo sapevo, infatti. Vende i box e le bag. Pensavo ci avesse anche delle cose tipo, tra virgolette, sfuse, mentre invece no. E quando vanno esaurite non ci sono più, ecco, poi ci sono delle nuove box, delle nuove bag, ma quando un prodotto finisce poi basta, è finito lì. Ho visto dei video di Antonio Pastore qua su YouTube, ho visto che aveva preso diverse bag, mi piacevano, sono andata sul sito e c'erano pochissime in realtà. E quindi ho fatto veramente un ordine minimo, perché avrò speso, incluso 6 euro di spedizione, o sui 13-14 euro. Però comunque si tratta di questo bel pacchettino, era tutto avvolto in questa bella cartolina gialla, in questa bellissima scatolina. Ho preso le gocce che erano in pratica, erano rimasti questi due tipi di bag, questa che si chiama Mint and Lemon Bag e questa che si chiama Pink and Blue. Ok, all'interno abbiamo dei pacchettini. Ho preso due confezioni per ogni tipologia e all'interno troviamo tre pacchettini contenenti 8 gocce per colore nella versione pink and blu. Troviamo questi colori di gocce, il pink ovviamente, e due toni di blu scuro e chiaro. Io sono le stesse gocce effettivamente di quelle di Perline Fimo & Co, le stesse misure. Questi due colori credo che siano anche presenti nel mio altro ordine, questo invece no. E ho preso, diciamo, le confezioni grandi per ammortizzare un po' le spese di spedizione, perché comunque conveniva molto, perché una bag così mi pare veniva poco meno di 2 euro, quindi comunque una cosa super super conveniente. Quindi questo è pink and blu e questo invece il mint and lemon, e quindi qua abbiamo questi tre colori, il giallo che ho verificato che è leggermente diverso rispetto agli altri due gialli che ho comprato, questo qua rosa caldo e questo qua molto molto carino color menta. E anche di questo ho preso due bag e poi anche qui vi faccio vedere l'omaggio, che è stato veramente veramente fantastico. Allora, innanzitutto mi è arrivato questo pacchettino qua con i semi di Beet Tree Seeds, di albero delle perline, scusate, sono un po' stanca. E appunto qua c'è scritto il periodo di semina, eccetera, eccetera. E, sinceramente, visto che ho dei vasi sul balcone dove potrei piantarlo, vorrei provare perché sono proprio curiosa di vedere che fiore sia. E poi questo qua, grazie per il tuo acquisto. Che comunque guardate, cioè guardate che belle che sono queste etichette, cioè con tutti questi fiori, no, è veramente una roba fantastica, si vede tantissima cura dietro alla preparazione di ogni ordine e anche di proprio preparazione del negozio.
E qui dentro ho trovato questa praticamente bag che aveva queste tre bustine all'interno. In realtà c'era una bag con questi tre colori, però era esaurita quando ho fatto l'ordine. E questa, diciamo, è un metà di un bag per quanto riguarda quantità di gocce, metà di un bag normale che uno andava a comprare. Quindi io, guardate, sono stata veramente stracontenta per questo omaggio, è stato veramente graditissimo. E visto che questo è un ordine piccolino che mi sono voluta fare come regalino per il compleanno che sta arrivando, l'altro per la festa della mamma, quindi ecco, nell'ultima settimana sono stata veramente, veramente coccolata da tutti, ecco. Spero che questo video vi sia piaciuto. Io questi due negozi ve li consiglio, tutti e due spediscono il giorno dopo col corriere che è, diciamo, per le zone non Sicilia per intenderci, consegna nell'arco di 24 ore, quindi roba fantastica, tutto molto veloce. Mi è dispiaciuto che magari non c'erano le perline come Kite o Vexolo che avrei voluto acquistare per provarle, ma mai dire mai. E niente, io adesso sto lavorando su alcuni orecchini a soutache, sto anche preparando uno swap, però devo dirvi che ultimamente trovo veramente poco tempo e poca energia la sera per creare. Mi dispiace un pochino, ma mi sono un po' arenata da quel punto di vista e spero di riprendere, spero di farvi vedere prossimamente il video creazioni, perché di creazioni qualcuna ne ho, però devo rifinire i retri, quindi sappiamo che è una cosa che non ti viene, diciamo, spontaneamente la voglia di fare. Non è che uno dice vabbè dai, andiamo a mettere un po' di ultra suede dietro sugli orecchini. Quindi tenete le dita incrociate per me che mi venisse voglia. E niente, un bacione a tutti e ciao!